Oh, parlando di vini, ti devo raccontare una cosa. Raccontami. Molte volte si dice, ma tu gli incontri sono casuali. Passai col motorino a... Sempre col casco, sempre, sempre col casco. E mi fermai al semaforo rosso. Ma non me ne voglia il sindaco, graditissima persona che si... Ci sta questo semaforo, amici telespettatori, dove sta la scuola delle medaglie d'oro. Conosco bene quella zona. Quella zona la conosci bene. Conosco benissimo. Praticamente, quel semaforo dura dai 5 ai 6 minuti. Guarda, uno si può mettere serve a fare un... Serve per riflettere, per passare del tempo. E vidi un'insegna, in vino veritas. Ma che cos'è? E una volta sbirciai, guarda l'occhio, e vedi una persona simpatica. Era un giorno di festa, stava su lui come se accogliesse le persone. Un giorno di questo voglio fermare. Mi fermai, sono entrato. La prima cosa che fece, sai cosa? Mi offrì un bicchiere di vino. Cioè non mi volle vendere qualcosa, mi offrì un bicchiere di vino. E da lì è nato un incontro. Ho detto, ma così, colì, così. Dopodiché dissi, no, ma tu sei un esperto, no, sto studiando per diventare sommelier, cioè nemmeno un luminato. L'ho trovato, è il mio uomo, è colui che mi può spiegare qualcosa, non mi sentirò in imbarazzo se devo chiedere una cosa o un'altra. È vero. E allora che cosa abbiamo fatto? Ho detto, ma perché non ci dai qualche consiglio? Giusto. E io sono andato a trovarlo. E lui non ti conosce nemmeno, ma è stato così carino nei confronti. Veramente. Vediamo un poco, in vino veritas. Beh, i latini avevano sempre ragione. Per l'annata 2008, cosa consigli di bere? Un vino sulle carni e un vino sul pesce. Che cosa consigli per quest'anno? E allora, diciamo che siamo all'inizio dell'anno, quindi praticamente quale, diciamo, il vino, tra virgolette, ecco, che più praticamente ci sono tutte le aspettative per un anno, quindi le bollicine, diciamo, più si avvicinano, ecco, è un po' un vino, ecco, per beneaugurante, quindi diciamo, ecco... Proponi, quale, facci vedere. Allora, praticamente, innanzitutto... Un prosecco, praticamente Geio di Bisalo, un prosecco di Valdobbiada Nedoc, che va bene sia come aperitivo che come entrée, quindi sugli antipasti leggeri, è la mia proposta, diciamo, per questo 2008. Poi accanto al prosecco, ovviamente, sempre in tema di bollicine, diciamo, ecco, su antipasti di pesce oppure sul pesce, un altro metodo classico, millesimato 2003, praticamente la riserva dei fondatori Saxi Monti Ressini, che è uno Chardonnay e un Pinot Bianco. Ma sono costi accessibili o sono costi impegnativi? Diciamo no, sono un pochettino per tutte le tasche, insomma, quindi non eccessivamente sosi. E soprattutto sono... tra l'altro anche il mio intento è quello di proporre al pubblico, non aziende commerciali, anche piccole aziende, diciamo poco conosciute, e rivalutarle, come il caso, ecco, di questa azienda, cioè la cantina di Montecchia di Crosata, oppure diciamo, ecco, come il prosecco Bisol già un pochettino più conosciuta, oppure in alternativa, diciamo, un bel vino, una bella malvasia, praticamente il Davalos, praticamente della cantina di Venosa, alternativa, diciamo, per chi semmai non ama troppo l'effervescenza delle bollicine, quindi abbinare un bel vino fermo, una malvasia della cantina di Venosa come alternativa sul pesce. Poi diciamo, ecco, sui piatti di carne altrettanto ci sta un ventaglio di proposte, diciamo si potrebbe partire semmai con qualche ottimo rosato, semmai un rosato di Nero d'Avola, praticamente sempre dell'ultima annata, il 2006, di, diciamo, dell'azienda Rudinì di Pachino, e poi praticamente anche un qualcosa di autoctono, un vitigno autoctono, che è il Casavecchia, un vitigno, diciamo, praticamente della provincia di Caserta, praticamente, che trova il suo habitat, diciamo, in una stretta fetta della provincia di Caserta, viene fuori questo rosato, lo Sfizio Rosa, dell'azienda, ecco, i viticoltori del Casavecchia. Quindi in alternativa a dei rosati si potrebbe anche abbinare semmai un rosso più strutturato, semmai, ecco, su piatti di carne, formaggi stagionati, su cacciagione, andare, ecco, su Nero d'Avola, praticamente d'annata del 2005, il Sado sempre di Rudinì, eventualmente dopo è consigliabile, diciamo, decantarlo. E vogliamo provare a decantare qualcosa? Allora. Eccoci qua. Profumo, che cosa ci fa capire se sa di tappo oppure no? Esattamente, quindi è un'operazione fondamentale. Allora andiamo al decanter.
che possiamo dire di questo vino? Come lo vedi adesso? Diciamo che è un vino essenzialmente pronto, però che ha ancora, diciamo, ampi margini di miglioramento davanti a sé. Quanto tempo dovrebbe stare nel decantere per avere un'ottima... Ma penso che per questa tipologia di vino un'oretta è più che sufficiente. Allora, Roberto, io avevo preparato per la collega, carissima collega Concita De Luca, un piccolo omaggio. E vediamo, cara Concita, io sto qui e nulla, tu invece... Sono dei biscotti artigianali, praticamente dei pasticcini da tè. Ecco, diciamo è un complemento del mio negozio, quindi oltre ad essere appassionato e quindi a dare un'ampia offerta di vini regionali e nazionali, quindi anche del coloniale, delle ricercatezze, diciamo, quindi sia come pasticceria, come caramelleria. E mi dicevi però che benché va incontro ai costi, perché viviamo momenti non facili, però sono prodotti selezionati e quindi la qualità ha il suo costo. Certamente, sì. Però è cosiddetto lusso possibile, diciamo. Bene, e allora con questa bella battuta, io nel frattempo sì. Sicuramente, stai tranquilla Concita, gli consegnerò questo tuo cadeau. Allora, adesso noi brinderemo con il vino, perché poi con lo spumante lo faremo lì in quel ristorante della piazzetta, essendo in enoteca, noi adesso brinderemo, cercheremo di, come dire, di dare il nostro augurio ai nostri telespettatori, un profumo eccezionale, eccellente, noi rincontreremo, vi posso già annunciare, io Giuseppe bisogno per qualche altro consiglio, e cercheremo di fare partecipi i nostri telespettatori. Cosa vogliamo augurare ai telespettatori di Specialmente, agli amici della piazzetta, a Concita De Luca, a tutto lo staff di Specialmente? Cosa vogliamo augurare? Diciamo un anno di serenità, di pace, in cui praticamente tutto, diciamo, ciò che ogni cuore desidera, diciamo, quindi tutto di bene. E veniteci a trovare, noi siamo in via... In via Paolo Occa, zona Carmine, di fronte alle scuole elementari Medaglie d'Oro. Buon anno a tutti!